è arrivata la primavera, bentornati in una nuovissima puntata della mitica Epic Trail Series. Così per iniziare l'anno con qualcosa di un po' significativo, oggi ho deciso di andare a rifare un trail che avevo fatto tantissimi anni fa con mio fratello e il mio carissimo amico Mattias, che vive in Olanda, anzi se guarderà questo video, ciao Mattias! E quindi ho deciso di andare a rifarlo perché mi era piaciuto molto, e non solo, c'è un conto in sospeso con due passaggi che ancora non capisco, nonostante abbia le prove video non riesco ancora a capacitarmi di come avevo fatto a fare quelle due carambole. Quindi oggi è giunto il momento di andare a prendersi la rivincita. Vai, buttale, no, di culo. Hello. Buongiorno, li cambierò per gli occhiali. C'ho questi volendo. Ecco, vedi? Meglio? Meglio? Lasciate un feedback nei commenti qua sotto. 11 gradi, sono solo le 9 di mattina. È buono. E peraltro io ti ho detto dove stiamo andando, ma tu non sai che trail stiamo andando a fare. Che trail facciamo? Hai portato la bici più leggera che hai. Sì, ho tolto anche i pedali e il movimento centrale. Sarà inutile per oggi. Sono senza mozzi. E ti ricordi quando siamo andati con Mattias a cercare un trail di Darren Berkelot che avevamo visto? È vero, avevo fatto un video. Avevo fatto due caramboli io, se ti ricordi. Sì, mi ricordo bene. Aveva la bici nuova di Steca, la sua prima bici in carbonio. Santa Cruz. È vero? Sì. E aveva fatto il primo volo, ero onorato di aver ripreso il primo volo, la prima scalfitura sul carbonio. Ecco, insomma, torniamo a fare quello lì, che peraltro dalle mappe ho visto che sotto c'è una variante. Io non mi ricordo quale avevamo preso. Però sono sicuro che invece la variante che porta fino a valle, fino giù al lago, non l'abbiamo fatta perché abbiamo tagliato dove ci sono i tuboni. Quindi abbiamo anche un pezzettino di sentiero nuovo, bello. Ma è così, è la valle dei laghi? Ah, te. Il clima del lago, il clima del Garda, il cosiddetto clima del Garda, bello, eh. Pedalino flat per oggi. Mi raccomando ragazzi, non tirare mai troppo i pedali, sennò non li molliamo più. Partiti, godiamoci queste pedalatine. Speriamo di riuscire ad arrivarci, perché arrivando in furgone in una zona di ombra ho visto un accumulo di neve e speriamo proprio che non sia sul nostro sentierino. Alla più torniamo indietro, anche perché una delle rare volte, forse no, non così rare, e il trail di salita è anche un ottimo trail di discesa. Che fai, bevi? È caduta la borraccia per terra. Mettila nel mio se vuoi. Hai un raggio rotto, mi sa. Allora lei, simpatico, eh? Inconvenienti. Sul suono di queste campane, ragazzi, abbiamo appena fatto un passaggino tecnico. In realtà era parte della salita, però ci ispirava a farlo in giù. È già qualche giorno che ho fatto il montaggio video del tutorial. Sono qui con mio fratello, abbiamo provato a fare un passaggio tecnico, ci siamo un po' alternati, abbiamo cercato di trovarci una quadra su come farlo. Avete visto?
come l'equilibrio statico, quindi il primo video di una lunga serie di questi tutorial, le basi, visto come in realtà su un passaggio molto tecnico ci torneranno utili, però senza quella costruzione di base, passaggi tecnici, non ne fai, difficile farli. Quindi ragazzi, mi raccomando, adesso concentriamoci sull'equilibrio e poi con calma affronteremo anche i passi successivi. Ma torniamo al video. Ultimo gradino. Oh, aspetta a dirlo. Occhio all'omino, eh. Ragazzi, mai far cadere gli omini, poverini. Siamo a quota 665 metri e sul versante nord c'è ancora neve, che barba. E che manca poco. Oggi come qualche anno fa, ovviamente gli ciao, dici Tias. Ovviamente a Mattias gli dici andiamo a fare una gran sfaticata, ci sono subito, no? Ragazzi, Marco ha addocchiato una bottiglia incastrata qua su sulle rocce, tira fuori pensando fosse immondizia per portarla via. A vedere cosa c'è dentro. Soldi? Futuro dove un sorriso valga più del denaro. Ho un sogno, avere un sogno. 2020, è luglio 2020. Ah, attenzione, non eravamo vero in quarantena qua, perché Li mettiamo al suo posto. Ci sono tantissimi nuovi iscritti che non hanno mai visto le prime puntate di questa serie YouTube. E quindi avevo piacere a trasmettervi nuovamente quelli che sono un pochino gli ideali di questa serie YouTube. Come magari traspare anche da questo video, l'obiettivo non è quello di né di scalare la cima più alta né di farlo con il cronometro in mano. L'obiettivo è quello di fuggire da quella che è la vita quotidiana di tutti i giorni, fatta dei nostri obblighi e doveri, e vivere delle avventure a contatto con la natura. Per me la mountain bike è proprio questo anello qui, questo anello di giunzione tra l'essere umano e la natura. Quindi l'Epic Trail Series è questo, che anche il sentiero in parte a casa può essere epico, se vissuto con lo spirito giusto, con la compagnia giusta. Purtroppo in questo periodo la compagnia è una cosa che va un po' a mancare, perché si fa fatica, no? A trovarsi con gli amici e a condividere. E Epic Trail è anche questo, condivisione. Peraltro un'altra cosa che spero di trasmettere attraverso questi video è proprio quella di far venire voglia di andare in bici, quindi di uscire di casa, prendere la bici e andare. Lontani un po' da tutta questa tecnologia. Poi, come molti di voi sanno, io sono guida di mountain bike e quindi spesso vado a fare dei tour con gli amici, con mio fratello, anche da solo a volte, in esplorazione, per mettere insieme poi tutte le tracce e creare dei tour epici. E quindi è un po' questa la filosofia. Avevo piacere ai nuovi iscritti o chi ci segue da poco tempo di trasmettergliela. Quindi ragazzi, un saluto a tutti, spero anche di incontrarvi, di conoscervi e di condividere con voi dei trail epici. Ma adesso è giunta l'ora di affrontare il nostro sentierino. Let's go. Here we go.
Ecco, vedete come anche i sentieri che si hanno già fatto possono regalare forti emozioni. Chi è che si ricordava che ci fosse ancora così tanta salita a spalle? Wow! Ti ricordavi tutta questa salita? No. Ma che bella cima sta lassù. Quasi quasi mi sa che domani, anziché andare in bici, vengo a farmi un girettino con Monica su cima Sat. Passa Gini, sto arrivando. Wow! Ma questo è questo il passaggio. Che filo col cambio! Beh, ci credo che sono carambolato qua, voglio vedere come fare. Che fila hai fatto col pedale! Ma poi! Ah, che bello tornare in bici! Hai visto segni di pedali? Mi sa che è un sentiero che viene anche fatto! Ti passi! Wow! devi girare. Olè! Stai scappando da qualcuno? Questo bisogna stare attenti perché in bici ci si perde un sacco di punti panoramici, tante cose non vengono viste. Oh, prima o poi ti verrà quel trick, lo provi ogni uscita. Andiamo, andiamo. Be careful. Devi chiesto il vino. Esatto. Ripido, eh?
Ale. Comincio da... Questo qua è un trail di manutenzione per i tralicci, quelli che portano il bollino rosso. Belli i tralicci. Eccolo qua, infatti, il traliccio. Oh yeah. So steep. E solitamente, infatti, sono anche belli ripidi. È stretto, questo. Grande. Piccola nota, questo sentiero non l'avevamo fatto all'epoca. No. Eravamo andati, perché è un po' nascosto, è un sentiero di accesso per manutenzione, e invece dalla mappa lo abbiamo scovato e... Tanta roba. Poco impegnativo e tanta roba. E... Avanza in su le lame di ferro. Gli sharks qua sotto. Olè. Troppo divertente. Chissà se all'epoca con Mattias avevamo le abilità su questi tornantini di poterle chiudere. Vedi come anche non si scavano i trail con i nospress fanno bene anche alla natura. È ripido, eh? Ecco perché non l'ho fatta subito. Vedi, fin qua si arriva. Non è previsto, però lo provo, perché farlo così piano, secondo me arrivi qua, riesci a impostare la curva. Grande! Grande. Ecco il segreto qual era. Non piano, ma ancora fermo. Più piano. Fermo, devi scendere. Fermo. Ragazzi, la videocamera spenta e mi è appena passato davanti Marco dicendo sembrava Brontolo dei Puffi. A me piace sta roba, non la velocità. Tecnico. Boom. Dove va? Eri troppo veloce. Bisogna crederci al grip. All'ultimo ci fa. Sì, beh, questo amico mio. Impegnativa in questa scala. E il piedino. Nulla di più facile. Guarda qua, pesca. Mamma mia, qua si rubano i pesci uno all'altro. Dalla sua qua. Dato che siamo in riunione familiare oggi, colaghe! Dato che siamo in riunione familiare oggi, approfittiamone per fare un saluto a tutti i nostri cuginetti che non si perdono una puntata. Ciao Mattia, ciao Giacomo, ciao Pietro e ciao Luca! Ciao! A presto a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale, sempre cliccando la faccia di Marco e invece su di me per vedere altri video. Alla prossima! Ciao! Ciao!
Come ho notato adesso che è anche la mia stessa maglia, questi sono uguali, sono vestiti identici. Fa caldo e la giornata è conclusa.